Questo l'ho letto perché tu stesso hai detto che il partito Fratelli d'Italia a Vicenza è in mano a un clan. Questa è un'accusa molto pesante. Perché? Premetto che io sono stato uno dei fondatori di Fratelli d'Italia nel 2014, nella fase nella quale si era manifestato il fallimento dell'esperimento del Partito Unico del Centrodestra. In quel momento lì io, insieme ad altre persone, abbiamo aderito a Fratelli d'Italia perché noi tutti provenivamo da una storia di destra. Io ho iniziato a militare politicamente fin giovanissimo. Io ho sempre fatto attivismo politico all'interno di movimenti di destra. Quando il PDL si è sciolto, abbiamo deciso di riprovare questa esperienza all'interno di questo partito, ricordandoci anche di quello che era successo nei 15 anni precedenti, dopo il disastro di Alleanza Nazionale. Pensavamo che Fratelli d'Italia potesse essere il partito nel quale una certa comunità umana, una certa comunità politica potesse ritrovarsi per continuare a fare attività politica, secondo quello che erano anche le nostre motivazioni di quando avevamo 20 anni, 18 anni, 17 anni. Invece da lì a pochi mesi si è manifestato purtroppo una più illusione, perché anche a Vicenza, nel giro di pochi mesi, sono entrati nel partito le stesse persone che avevano contribuito a distruggere Alleanza Nazionale, a creare quel grande fallimento storico che è stato quel partito all'interno della compagine del centrodestra. Io, siccome mi sono permesso in alcune occasioni di alzare la voce, di oppormi magari a determinate decisioni prese all'interno del partito, chi allora aveva avuto il ruolo di coordinatore regionale, siccome non è una persona che non accetta assolutamente voci contrarie dell'opposizione, un po' alla volta progressivamente diciamo che ha creato le condizioni affinché il sottoscritto fosse messo da parte. Infatti, poi io comunque ho continuato a fare attività politica attraverso questo comitato che ancora oggi rappresento nel territorio sulla questione del tema dell'immigrazione, la sicurezza dei cittadini, eccetera, eccetera. Quindi noi continuiamo a fare la nostra attività. Però ultimamente mi sono permesso di rilanciare determinate accuse perché siamo arrivati a superare ogni limite di accettazione, insomma, di una situazione che anche dopo le ultime elezioni amministrative di Vicenza, francamente, io non potevo accettare perché io tutt'oggi sono ancora iscritto a quel partito. Vabbè. Dubito che lo farà ancora, ma sono ancora iscritto. Oh, caro amico, li ho trovati al posto qua, al posto là, posti che io mi sono fatto il mazzo così con l'insegnamento, concorsi dopo concorsi per poter insegnare e per avere una pensione poi di 1500 euro al mese. Questi che hanno rotto le palle durante il periodo dell'università che non potevi neanche entrare perché erano tutti maoisti, tutti i radical chic. Tutti per dischei con pensioni, perché tutti hanno la mia età, con pensioni da capogiro, insomma. Tanti hanno fatto la politica e sono andati a fare deputati. Questa è l'Italia, ragazzi, questa è l'Italia, caro amico Lorenzo, capito? E c'è il povero Alex Cioni che lotta costantemente. Ma te ne sei fatto un'idea? Tu hai detto che addirittura poteva essere la casa di tutti gli orfani della destra, questa invece è diventato un clan, questo Intanto partito per me è un Fratelli po' difficile d'Italia. passare da un argomento No, così. ma è bello passare da un argomento, è un argomento serio anche il tuo, sai, Sì, anche se no. sembra una cosa futile, guarda che è molto importante, perché tutto quello che accade è a causa di questi pseudopolitici che ne approfittano della situazione o della dabbenaggine o della bontà, dipende da come loro intendono, dicono tanto questi sono scemi, fanno quello che dicono io, vai a firmare la tessera e vai avanti. È così. Approfittano della buona fede delle persone. Caro mio. Io sono stato uno di quelli, ma non è che molliamo così facilmente. Comunque, per spiegare meglio la questione del clan, quando io prima si parlava del Sì. clan, è un termine molto forte, però quando un politico
gestisce un partito politico come se fosse né più né meno che un'emanazione della sua famiglia, voglio dire, insomma, faccio fatica a non trovare altri termini per definire la gestione di un partito in quel modo, perché ci sono varie, potrei portare varie prove a dimostrare. Però un partito politico non può essere schiavo di una lobby, e in questo caso parliamo di un'associazione che fa riferimento al mondo venatorio, l'associazione dei cacciatori veneti, che sono organizzazioni legittime ma che non possono essere usate per, come posso dire, indirizzare l'attività politica di un partito, perché un partito politico deve affrontare varie questioni, non può essere schiavo di un'associazione privata. E a Vicenza, in Veneto, purtroppo subiamo questa influenza legata a queste pratiche.